Quest'oggi come puoi vedere ho voluto iniziare il video in un modo diverso rispetto al solito e ci tengo davvero a ringraziare di cuore tutte quante le persone che si sono messe in gioco, che mi hanno scritto, che hanno commentato i miei video e che mi hanno reso partecipe di quelle che sono le loro difficoltà, il loro dolore, che hanno voluto fare domande e che in qualche modo hanno scelto di agire anche solamente cercando di informarsi attraverso il canale di YouTube per esempio. Come puoi vedere la maggior parte di queste persone si è ritrovata con una brutta sorpresa da dover gestire. Si è ritrovata magari con delle invalidità che non avevano messo in conto. Oppure si è ritrovata con delle pensioni di anzianità o di vecchiaia senza però aver maturato i contributi e quindi vanno a prendere quella che è la pensione sociale o sono in attesa addirittura di poterla prendere perché ancora ad oggi non gli spetta. Tutte queste situazioni rappresentano la realtà. Queste situazioni esistono. È ora di rendersene conto ed è ora di agire, di compiere delle scelte responsabili. Ecco perché nel video di oggi andiamo a vedere un po' più in profondità quelli che sono i punti a cui devi fare attenzione, qualunque sia la tua età e soprattutto se stai ancora lavorando e non sei ancora in pensione. Prima di fare questo, mi presento per chi ancora non mi conoscesse. Io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore del progetto Assicuratore Senza Sorprese. Un progetto che è nato per stare vicino alle persone, ecco perché ci tengo particolarmente nel fare questo video, e per proteggere da quelle che io chiamo brutte sorprese, ovvero quegli imprevisti, come hai visto, che nel momento in cui si verificano rovinano la vita economica di persone e famiglie intere. Poiché attraverso le assicurazioni è possibile spesso e volentieri prevenire, ma soprattutto tutelarsi da queste brutte sorprese, Attraverso i miei canali social da diversi anni cerco di informare il maggior numero possibile di persone per far sì che questo appunto non avvenga. E quando questo non basta, qui sotto in descrizione e nella scheda vedi che do anche la possibilità di contattarmi al link per richiedere la tua analisi personalizzata e per valutare così insieme quelli che sono i bisogni e le esigenze attuali e soprattutto che cosa e se andare a fare insieme qualcosa per risolverli. Il titolo del video di oggi è Come aumentare la pensione nel 2022. Ma prima di dirti come, è importante che tu sappia perché. Come hai visto da tutti quanti i commenti delle persone che mi hanno scritto, il perché è presto e facilmente comprensibile. E ho voluto riportarlo qui per punti sulla mia fedele lavagna. La premessa è che il mondo è cambiato, dobbiamo farcela una ragione, tutti quanti, io, tu e tutte le persone che conosciamo. Il mondo è cambiato e cambia di continuo, non possiamo sperare che il mondo resti sempre lo stesso. Sono cambiate le leggi, è cambiato il sistema legato alle pensioni, sono cambiati i redditi, sono cambiati i costi e stanno continuando a cambiare, soprattutto adesso che c'è di nuovo l'inflazione. Ma ci sono dei punti che hanno fatto sì che questo mondo cambiasse e che le cose non andassero più tanto bene. Il primo punto è quello che ci sono più anziani che giovani. È calata tantissimo nell'ultimo ventennio, lo sai, la natalità. E l'Italia è un paese di anziani, è un paese dove gli anziani superano sicuramente i giovani e non c'è ricambio generazionale perché non abbiamo abbastanza nascite. Il secondo punto è che ci sono sempre più disoccupati. Adesso all'inizio del 2022 è stato detto che la disoccupazione è leggermente scesa, perché si parte sempre in positivo all'inizio dell'anno, ma la realtà dei fatti è che ci sono e ci saranno sempre più disoccupati, sempre più lavori verranno modificati, verranno automatizzati e quindi le persone devono modificare le proprie abitudini e soprattutto le proprie competenze, cosa però non facile visto che invece l'istruzione e la scuola è rimasta ai tempi del primi del Novecento. Il terzo punto è che ci sono stipendi sempre più bassi, questo è vero in parte, la realtà è che gli stipendi non aumentano dal passaggio dalla lira all'euro, i prezzi sono quasi raddoppiati se non addirittura le volte più che raddoppiati, mentre invece gli stipendi sono rimasti gli stessi, gli stipendi sono bassi perché non sono aumentati mentre invece il costo della vita è raddoppiato. 4. Ci sono più persone povere. L'impoverimento della classe media è sotto gli occhi di tutti. C'è sempre di più uno scollamento tra coloro che hanno molti soldi, i ricchi, e coloro invece che rappresentavano una volta la borghesia, la classe di mezzo, che invece si stanno ritrovando sempre più in giù e che vanno a toccare la linea della povertà. Punto numero 5, che è proprio il tema di oggi, le pensioni... Tutte le pensioni, quelle di invalidità, quelle di inabilità, le pensioni di vecchiaia, sono e saranno sempre più insufficienti. Non te lo sto dicendo io, te lo stanno dicendo le persone che lo vivono sulla loro pelle. Te lo stanno dicendo quelle persone che hanno problemi perché la pensione che prendono non basta loro per vivere. Ed allora che cosa si può fare per aumentare la propria pensione nel 2022? Nel senso che il 2022 deve essere il punto di partenza. Il momento in cui dire basta, il momento in cui scegliere, perché il tuo futuro dipende dalle tue scelte, il fatto di non fare nulla è comunque una scelta, significa stare fermo, decidere però di avere potenzialmente in futuro delle brutte sorprese. E prima di agire, prima di decidere di fare un qualche cosa, per aumentare la propria pensione futura è bene però informarsi è bene fare un'analisi della propria situazione è bene capire quali sono le problematiche e soprattutto come hai visto in alcuni casi se si sta rischiando più dal punto di vista delle pensioni di invalidità e quindi se dovesse capitarti qualcosa d'oggi se andresti a prendere 250 euro 300 euro al mese oppure se hai già versato tanti contributi e quindi sei più o meno a posto da quel punto di vista, o magari ti sei anche già assicurato su alcuni aspetti, e quindi è bene invece andare a pensare alla pensione del futuro e andare a versare dei soldini in più che ti ritroverai nel momento del bisogno un domani. Per fare questo, però, è necessario fare un'analisi. È necessario fare insieme un'analisi, ed è necessario che mi scrivi al link qui sotto e alla scheda qui sopra per prenotare la tua analisi personalizzata. Come ti dicevo prima, andremo così a delineare quelli che sono i rischi e le problematiche che stai correndo ad oggi e soprattutto quelle che sono le esigenze e i bisogni che insieme potremo andare a colmare parzialmente o totalmente. Non ci sarebbe neanche bisogno che te lo ricordassi, ma ricordati l'introduzione, ricordati tutti quanti quelli che sono i commenti che hai visto delle persone che stanno vivendo il dramma di non avere abbastanza soldi attraverso le pensioni. Ricordati di tutte quelle persone che attraverso gli assegni e l'assistenzialismo italiano non riescono però a tirare a campare. E ricordati che tu, rispetto a loro, hai una possibilità in più, perché tu, rispetto a loro, stai vivendo nel momento in cui il problema già c'è e quindi già si conosce. Loro, invece, purtroppo, hanno solo avuto il torto di vivere in un'epoca in cui nessuno li ha realmente informati di quello a cui stavano andando incontro. E quindi, nel tuo caso. Il futuro dipende davvero dalle scelte che compirai tu. Anche per questo oggi è tutto. A me non resta che salutarti calorosamente. Spero di ricevere davvero un tuo messaggio. E ti do appuntamento al prossimo video. Ciao.